Buongiorno a tutti, questo è l'Anche Cinema. Poiché qualcuno mi ha chiesto se la mostra Inside Jolly si tiene all'Anche Cinema, specifico che non si tiene all'Anche Cinema, ma mostreremo prima di iniziare i lavori l'ex Cinema Jolly. Qui c'è sempre il nostro murale in omaggio a Morricone. Rapidamente vi faccio vedere. Vabbè, l'ingresso all'Anche Cinema lo conoscete. Il fatto che lì in fondo, alla fine di questa strada di Corso Italia, all'altezza di Via Manzoni, c'è il parcheggio Metropark, lo ribadisco perché c'è sempre qualcuno che se si perde questa opportunità. L'anno prossimo noi alzeremo il marciapiede, creeremo una ringhiera che proteggerà dalla strada e darà la possibilità a chi sosta nel sottovia di poter, insomma, non rischiare di essere investito dalle auto. Speriamo che le ferrovie Apollo Lucane possano sistemare questa bellissima opera architettonica, questa sopraelevata. A breve nel nostro giardino ci sarà la possibilità di consumare qualcosa di più, delle piadine, delle pucce che oggi, il nostro giardino è lì, che oggi già prepariamo. Il giardino è esattamente sotto la facciata sud dell'Anche Cinema, che è qui. Speriamo anche che, diciamo, tutta questa zona possa migliorare. Quella è la facciata, lì sotto, alla fine di questa strada dove c'è la CGIL, lì in fondo c'è il parcheggio. Ora, questa è via Sagarriga Visconti, qui c'è il passaggio pedonale. Anche Cinema è sempre lì, eh? L'ex Cinema Jolly, dove si terrà a partire da domani alle 17. La mostra è esattamente qui, a pochi passi da qui, siamo quasi arrivati. Questo cancello che vedete, questo qui, fa già parte della proprietà del Jolly, che ora è di Anche Cinema. Il nuovo ingresso, quando finiremo la ristrutturazione, sarà questo. Verrà sistemato tutto questo giardino. Mentre l'ingresso storico che utilizzeremo per questa mostra è il 222 ed è questo qui. Chi ha frequentato questo vecchio cinema aperto nell'ultima gestione di Petrizzelli dagli anni 60 al 1993 è questo qui. Quindi qui sarà aperto ovviamente il cancellone. Andiamo di qua, si vede meglio, non c'è la rete. Questo è l'ingresso. Ovviamente adesso non vi porto dentro perché rovinerei la sorpresa. Quindi è molto vicino all'Anche Cinema, diventerà una sala da meno di 200 posti per cinema e teatro, un set per effetti speciali cinematografici, un posto per fare anche prove di musical, di prosa, di qualunque tipo di spettacolo e anche studio di registrazione per orchestra. Vi aspettiamo da domani alle 17 su tutti i nostri canali, trovate orari e giorni di apertura della mostra.